Buongiorno, grazie a tutti. Sono Cristina Vicarelli, sono un avvocato, modero adesso questo panel che si occuperà della sicurezza in Europa e anche in Italia. Cercheremo in particolare, visto che abbiamo la fortuna di avere anche persone che possono occuparsi degli aspetti tecnici, di concentrarsi sulla cybersicurezza. Presento i relatori. Abbiamo l'avvocato Nello Rossi, l'avvocato generale della Corte di Cassazione, scusi, il dottor Nello Rossi, magistrato, no, scusi, no, assolutamente non volevo. Poi abbiamo invece Fabio Pietrosanti, che è il presidente di Hermes Center, e poi abbiamo Marco Valleri, che è esperto di sicurezza offensiva e fondatore di Neutrino Cyber Security Lab. Il nostro panel vorrei che fosse orientato al problema soprattutto della sorveglianza di massa. Se voi pensate, prima faccio una piccola introduzione, se voi pensate a quanti dati lasciate ogni giorno sparsi, no? Per il web, quanti dati voi lasciate nei telefoni, quanti dati vengono assorbiti dai social network, quanti strumenti ci sono oggi per sapere ognuno di noi che cosa fa in un determinato momento. I nostri telefoni cellulari, i nostri smartphone sono stati definiti le nostre scatole nere, ma non è l'unico sistema quello per conoscere che cosa fa una persona. Possiamo riconoscere che cosa fa una persona attraverso il modo in cui naviga in internet, attraverso il modo in cui ha impostato un browser, attraverso il modo in cui posiziona il mouse sulla pagina, a quale velocità scrive. Abbiamo tantissime informazioni oggi che ci consentono di sapere che cosa esattamente fa una persona in un determinato momento. Abbiamo la possibilità di sapere con chi parla al telefono, a chi manda i messaggi. Possiamo non sapere il contenuto delle comunicazioni, ma possiamo sapere con chi ha parlato per quanto tempo. Questo è un problema che riguarda la gestione dei cosiddetti metadati, dati esterni rispetto alle comunicazioni, ma che comunque sono, quando sono tantissimi, quando raggiungono una mole considerevole e consistente, possono comunque fornire indicazioni molto importanti sulle relazioni di una persona. Tutti questi aspetti, ma non solo questo, noi abbiamo anche le videocamere oggi che sono in grado di riconoscere una persona dei lineamenti, abbiamo il riconoscimento facciale, abbiamo le videocamere intelligenti, le videocamere che consentono a qualcuno di dare un significato agli spostamenti e ai movimenti di qualcuno. Tutte queste cose, se noi le mettiamo tutte insieme, in un certo senso fanno anche un po' paura. Se noi pensiamo a tutti questi dati, chi li gestisce? Ecco, se noi immaginiamo chi può gestire questi dati, chi può vederli, chi può accedere, chi ci controlla, immaginiamo veramente un grande fratello, come l'hanno considerato altri, un piccolo fratello, un fratello che sta dentro al telefono, che sembra innocuo, che ci accompagna tutto il giorno, un occhio che ci spia, che ci guarda, da questi nostri device. In realtà tutto questo genera scenari distopici, forse adatti magari alla fantascienza, ma nella realtà, al giorno d'oggi, noi questo problema lo dobbiamo comunque in qualche maniera affrontare, soprattutto di fronte a minacce che sono di fronte a noi. Cioè, non dobbiamo fare confusione fra quelli che sono i dati che noi lasciamo a società commerciali, quelli che sono i dati che noi vediamo acquisire dalle forze di polizia, o ancora quelli che sono i dati che possono trattare i servizi segreti. Noi abbiamo tutta questa mole di dati e dobbiamo capire chi ci può accedere, quando ci può accedere, per quali ragioni ci può accedere e come ci può accedere. Perché se noi lasciamo tutto questo senza una regolamentazione, ignorando questo problema, il problema non si risolve, la tecnologia c'è e resta, e quello che la tecnologia può fare, lo può fare sia dalla parte, diciamo, dei buoni, sia dalla parte dei cattivi. Non è che
questi strumenti sono disponibili soltanto alle forze dell'ordine, questi strumenti possono essere disponibili anche ai malintenzionati. Ora, noi ci troviamo di fronte, in un momento delicato, ci troviamo di fronte a grandi minacce e queste minacce occorrerebbe in qualche maniera, alcuni dicono, fronteggiarle ricorrendo ai mali estremi e agli estremi rimedi, altri hanno una posizione più moderata. La nostra riservatezza, la nostra privacy sono così inconciliabili con la sicurezza? Io da questo che vorrei partire, da questa domanda iniziale. A che punto siamo? A che punto è, per esempio, partiamo subito dalla giurisprudenza, che cosa dicono le forze di polizia prima, che cosa fanno i giudici? Allora, è chiaro che in un convegno che si pone il problema di come governare l'Europa, il capitolo della sicurezza, si sente? Il capitolo della sicurezza è un capitolo straordinariamente importante. E come è stato detto, noi oggi ci troviamo in questa situazione, che ci sono nuove, inedite e anche gravi minacce alla sicurezza europea e per certi versi, però, sotto altro profilo, noi disponiamo di tecniche investigative particolarmente incisive proprio per contrastare pericoli, primo tra tutti proprio il pericolo di un terrorismo che ci è in larga misura ignoto. E quindi si crea una tensione, come spesso accade nel mondo del diritto quando ci sono dei problemi veri, dei problemi spinosi, perché da un lato c'è una drammatica esigenza di sicurezza e anche un'intensa domanda di tutela che viene dai cittadini di fronte a minacce terroristiche che abbiamo visto hanno assunto in altri paesi europei una dimensione davvero sconvolgente. Dall'altro noi sentiamo e sappiamo che abbiamo un vitale bisogno di preservare le nostre libertà fondamentali e il diritto alla riservatezza. Cioè, come sempre accade, come è accaduto anche in passato nella stagione del terrorismo, vogliamo sconfiggere il terrorismo, ma insieme non vogliamo pregiudicare il diritto di libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, il diritto alla inviolabilità del domicilio. Non vogliamo pregiudicare questo importante diritto, che è quello alla privacy, che non solo nasce da norme e da fonti legislative nazionali, ma soprattutto dall'opera anche dei giudici europei e anche di organismi di giudici internazionali come la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi si tratta di cercare un equilibrio. Ecco, normalmente i giuristi teorici arrivano a questo punto e si fermano. Io li invidio molto, perché una cosa è dire che bisogna cercare e trovare un equilibrio, una cosa poi è realizzarlo in concreto nei tanti casi spinosi che si presentano. E qui in parte poi sono i giudici chiamati in concreto a tentare di realizzare questo difficile equilibrio. Sinteticamente, già chi ci ha introdotto ha detto che ci sono appunto delle tecniche così incisive ma anche così invasive che sono a disposizione degli investigatori, di coloro i quali operano sul versante del contrasto al terrorismo ma anche alla grande criminalità organizzata nel nostro paese. È possibile, ad esempio, questo è già molto, molto elementare e meno sconvolgente, è possibile per esempio usare dei localizzatori satellitari che applicati a una macchina permettono una sorta di pedinamento elettronico precisissimo, dettagliatissimo, infallibile. Soprattutto è possibile oggi usare dei virus informatici i quali possono essere inoculati in tutti gli apparecchi elettronici che oramai affollano la nostra vita, si può trattare di un computer, si può trattare di uno smartphone, di un tablet. Possono essere inoculati, come dire, materialmente, se si ha anche solo per qualche ora la disponibilità di questo apparecchio, oppure possono essere inoculati a distanza attraverso una mail civetta, quando uno apre e risponde a un messaggio. E naturalmente voi vi rendete conto che se questo programma, questo virus informatico viene inoculato in uno degli apparecchi che noi usiamo, diventa uno strumento di intercettazione ambientale itinerante, ci segue dappertutto. E questa è una sola delle potenzialità, perché può anche girare immagini. Quindi è una prospettiva naturalmente inquietante, così come una prospettiva inquietante che questi virus possano realizzare una sorta di perquisizione e sequestro informatico occulto e acquisire tutti i contenuti dei nostri apparecchi. Quindi tutto questo, diciamo, genera naturalmente delle preoccupazioni quando viene
narrato, quando viene raccontato. Però dobbiamo anche aver presente un'altra cosa che non è meno importante. È vero che questi strumenti hanno una capacità invasiva che era ignota agli antichi strumenti di investigazione, però è più un recupero di efficacia che non un potenziamento in assoluto. Perché oggi ci sono tutta una serie di canali di comunicazione che vengono propagandati e vengono offerti al pubblico con la garanzia della loro inaccessibilità. Per esempio, chiunque di voi abbia così, si sia sintonizzato su WhatsApp, vede che WhatsApp promette che le conversazioni sono criptate, lo promette, e naturalmente rispetto alle tecniche tradizionali di intercettazione questo è vero, è solo attraverso un virus informatico inoculato direttamente nell'apparecchio che si può superare questa sorta di barriera. E avete sentito tutti la polemica che ha contrapposto il governo americano, l'FBI e la Apple, che si è rifiutata, come dire, di fornire la chiave di accesso a un apparecchio, perché questa riservatezza viene considerata, come dire, un valore straordinario. Quindi abbiamo davvero due esigenze a confronto, due istanze a confronto di fronte allo sviluppo di queste nuove tecniche. E naturalmente, come ho già accennato, abbiamo non solo il capitolo importantissimo dei diritti di libertà che vogliamo salvaguardare, ma anche un equilibrio interno al processo penale. Questo è forse più per addetti ai lavori, ma voglio sottolinearlo. Noi abbiamo un processo penale in cui la prova si forma a dibattimento, si forma nel confronto tra le parti, con la partecipazione della difesa e nel contraddittorio. Ora è evidente che la messa in campo nella fase delle indagini di strumenti di questo genere, così invasivi e capaci di realizzare risultati così precisi, altera questo equilibrio. Si finisce col formare la prova solo nella fase delle indagini, quando è solo il pubblico ministero e solo la polizia giudiziaria a operare, e anche questa è una preoccupazione. Sinteticamente, a che punto siamo nella ricerca di questo difficile equilibrio? Tre notazioni. Primo, c'è un silenzio del legislatore. Silenzio non significa inerzia, significa che fino ad ora non sono state approvate nuove norme che regolano queste tecnologie, diciamo, captative di suoni, immagini, eccetera. Non ci sono ancora, anche se c'è un lavoro molto intenso in corso. Da un lato, nel disegno di legge di riforma del processo penale c'è proprio una norma, l'ultima che è stata aggiunta, che delega il governo a intervenire in questa materia e dice una cosa molto importante, indica alcune modalità tecniche con cui dovranno essere utilizzati questi captatori, ma dice anche una cosa molto importante, che questi captatori potranno essere usati solo nel contrasto e nelle intercettazioni per reati non solo gravissimi, ma io aggiungo anche odiosi, perché solo se verranno usati in questo campo che la collettività potrà accettare l'uso di strumenti così invasivi. Altrimenti, se tutti noi potessimo avere il timore che per un banale reato siamo intercettati, credo che ci sarebbe una salutare reazione di rigetto rispetto a questi strumenti. E ancora c'è, forse ne parleranno altri qui in questo incontro, c'è una proposta di legge in stato, diciamo, di avanzata elaborazione ad opera dell'onorevole Quintarelli e di altri, che si propone proprio di regolare anche molti degli aspetti tecnici di queste cose. Nel silenzio comunque del legislatore, che fino adesso non ha prodotto norme, cerco di essere sintetico, ma chi è intervenuto? I giudici, come spesso accade, perché i giudici intervengono non perché hanno solo smania di protagonismo, ma perché sono prestati dalla realtà, perché ricevono delle domande e devono dare delle risposte. Allora, nella pratica, lo strumento dei Trojan Horse, dei captatori informatici, di questi virus informatici, in alcuni processi, appunto per fatti di criminalità, sono stati utilizzati e si è posta la questione della loro legittimità. Io vi risparmio il contrasto, anche il percorso che ha fatto la giurisprudenza, che non è stato lineare. Quello che sappiamo però è che si è arrivati a un approdo, cioè c'è stata una sentenza importante delle Sezioni Unite che ha detto
che l'uso di questi captatori informatici, l'uso dei Trojan Horse, è legittimo ed è legittimo solamente però nei confronti, nei procedimenti in cui si opera per reati associativi, cioè per gravi reati nei confronti di associazioni a delinquere. Così come c'è stata un'altra sentenza che ha, per dirvi come a volte questo è il campo dell'astuzia, il campo delle invenzioni, un'altra sentenza che si è occupata di un caso singolarissimo, di una comunicazione che veniva realizzata non attraverso mail, ma parcheggiando le mail nella casella bozze. Perché se io scrivo una mail e non la invio e la parcheggio nella casella bozze, ma comunico a un altro le credenziali di accesso alla mia posta elettronica, in realtà senza alcuno scambio, diciamo, e senza quindi niente di intercettabile, possiamo comunicare fra di noi. E anche in questo caso, diciamo, la giurisprudenza se ne è occupata dicendo che è legittima l'acquisizione di questi flussi di comunicazione. E da ultimo, la dottrina italiana di fronte a questi tentativi, diciamo, della giurisprudenza di intervenire anche per regolare, per fissare dei confini, ha manifestato delle preoccupazioni, ha lanciato un allarme, ha detto occorre l'intervento del legislatore. Noi non siamo, diciamo, pregiudizialmente contrari all'impiego di questi strumenti, ma chi può realizzare quell'equilibrio non è la giurisprudenza che lo sta facendo in funzione di supplenza, è il legislatore che può stabilire modi di intervento, tipi di reato e situazioni in cui è legittimo il ricorso a strumenti così invasivi. In conclusione, questa ricerca non è facile. Io credo che per primi, io sono un magistrato, appunto lo precisavo prima, perché questa formula avvocato generale crea sempre equivoci, ma sono un magistrato, diciamo, del pubblico ministero, sia pure in Cassazione, e diciamo, i magistrati italiani si sono mossi, spinti dalla necessità di risolvere i casi concreti, come sempre accade ai giudici, ma credo che sono i primi ad attendersi un intervento del legislatore che sarebbe un elemento, diciamo, di sicurezza e di tranquillità anche per loro. Ecco, questa è una prima risposta alle domande che lei ha posto. Io a questo punto passerei agli aspetti magari più tecnici. Cioè, un captatore dal punto di vista giurisprudenziale ha creato questo iter, questo excursus, questa difficoltà anche, no? Questa capacità di invenzione anche della magistratura di sostituirsi a un legislatore che non riusciva ancora, ma forse anche perché non era ancora pronto ad intervenire quando già i giudici si trovavano costretti a dare delle risposte. E quindi la domanda è: perché è così difficile normare un captatore? Che cosa fa il captatore? Già ha fatto cenno il dottore ad alcune delle problematiche che riguardano il captatore. Cosa entra nei vostri telefoni? Che cosa fa? Ascolta le conversazioni, perché si diceva uno strumento che consente una intercettazione anche in luoghi diversi dalla dimora o anche dentro la dimora, ve lo portate dietro e quello vi intercetta quando parlate, perché si può accendere il microfono, no? Oppure che cosa può fare? Può prelevare dei dati dal vostro telefono e poi insomma che cos'altro può fare? Io chiederei a... prima Marco e poi Fabio, così tutti e due spiegate un po' gli aspetti più tecnici. Per chi non mi conoscesse, penso la maggior parte delle persone qui, io ho sviluppato questo tipo di strumenti, di captatori informatici negli ultimi 15 anni, quindi sono proprio qui a fare la parte del cattivo e a dire le cose scomode, diciamo. E riallacciandomi a quanto detto giustamente dall'avvocato Rossi, in questo caso l'utilizzo di questi strumenti e non riguarda l'acquisizione di nuove capacità, di nuove capabilities da parte degli investigatori, ma quanto un riacquisire delle capacità che andavano perse con l'utilizzo della cifratura, della darknet, eccetera, eccetera. E un altro elemento molto importante è che la mancanza normativa in questo caso porta anche a un cattivo utilizzo delle prove raccolte, degli elementi raccolti tramite questi strumenti, che per la maggior parte, nella mia esperienza, vengono utilizzati non tanto in ambito probatorio, perché è molto facile smontarne la bontà per cavilli legali riguardanti l'acquisizione della prova stessa, quanto più in ambito investigativo. Per cui è molto importante
anche da parte, dalla parte del produttore, del fornitore di questo tipo di servizi, che ci sia una normativa chiara e che comune per tutti. La normativa è molto importante anche perché è necessario che vengano verificate la rispondenza di questi strumenti a determinate norme o best practice che sono banalmente chiunque ci può arrivare con un po' di ragionamento. Ad esempio, la possibilità che i dati intercettati tramite questi strumenti non possono essere fruiti da terzi e men che meno dal fornitore dello strumento. Oppure nel caso di strumenti molto invasivi, come i Trojan Horse che vengono appunto installati sui dispositivi, è importante che l'operatore non sia in grado di effettuare delle operazioni che vadano al di là di quelle permesse, ad esempio, dal decreto del magistrato. Per certificare che gli strumenti utilizzati in sede investigativa, in sede di acquisizione delle prove, rispondono a questi requisiti, c'è bisogno che questi strumenti vengano in qualche modo certificati, come per esempio nella proposta di legge che ho anche letto con molto piacere dell'onorevole Quintarelli. E sono state fatte varie proposte, anche scritte molto bene, relativamente a questo tema, però mi sembra che in tutte queste proposte manchi un elemento che secondo me, cioè almeno dal mio punto di vista, è fondamentale, nel senso che al primo posto va messa sicuramente la tutela della privacy del cittadino, anche perché questi strumenti fanno paura. Quindi per poterli utilizzare senza riuscendo a dormire anche la notte c'è bisogno che al primo posto venga tutelato questo elemento. Non bisogna però dimenticarsi di un altro elemento che è altresì importante, che è la tutela del fornitore e del prodotto. Questo perché strumenti di questo tipo sono molto delicati e la loro efficacia è direttamente proporzionale alla loro riservatezza. Per cui uno strumento di questo tipo, che ad esempio è in grado di penetrare attraverso delle vulnerabilità all'interno del nostro computer, all'interno del nostro cellulare, nel momento in cui viene reso pubblico, di fatto diventa inefficace. Vi faccio un esempio banalissimo: una società israeliana molto famosa, produttrice di un software di questo tipo, che veniva venduto anche in Europa a svariati milioni di euro, e molti erano già pronti, l'avevano acquistato, erano già pronti ad acquistarlo, è stato individuato da dei ricercatori, degli analisti indipendenti durante un tentativo di attacco un po' maldestro ai danni di un Ahmed Mansour, un difensore dei diritti civili negli Emirati Arabi. E di fatto nel giro di 24 ore questo strumento, da che rappresentava l'avanguardia, lo stato dell'arte, il più prezzolato fra gli strumenti di investigazione, è diventato di fatto carta straccia. Questo andando a vanificare tanto l'investimento che era stato fatto per l'acquisizione da parte di altri paesi che nulla avevano a che fare con gli Emirati Arabi, quanto anche magari operazioni che erano in corso, quindi andando a inficiare proprio su operazioni, su investigazioni che erano attualmente in corso. Quindi è importante, secondo me, quindi anche andare a tutelare questo tipo di il prodotto all'interno di queste normative. E tra l'altro una cosa anche molto importante è che questo tipo di prodotti richiedono degli investimenti ingenti per avere un livello qualitativo sufficiente che non ci faccia rimpiangere i prodotti che arrivano dall'estero. Inoltre questo tipo di prodotti per avere sia un livello qualitativo alto sia essere rispettare le nuove norme che verranno introdotte richiedono degli investimenti ancora più ingenti e al momento è impraticabile pensare di investire in questo tipo di mercato se non c'è anche a livello europeo un mercato pronto ad accogliere come valore aggiunto questo tipo di normative. Quindi dovrebbe rappresentare un plus per il produttore che vuole certificare il proprio prodotto, proprio perché altrimenti non avrebbe mercato all'interno degli stati europei. O magari anche potrebbe rappresentare un elemento preferenziale nella scelta di quale strumento utilizzare, il fatto che questo strumento non venga venduto a paesi fuori della comunità europea. Questo per disincentivare appunto le esportazioni in paesi che magari hanno più possibilità di spesa, come i paesi del Medio Oriente, ma proprio per questo magari hanno meno attenzione nell'utilizzo di questo tipo di prodotti. Anche perché è forse l'unica tipologia di prodotti dove un utilizzo poco attento da parte di un paese può compromettere l'utilizzo da parte di altri paesi che sono clienti dello stesso fornitore. Inoltre volevo spendere due parole ricollegandoci al primo punto che era stato trattato durante l'introduzione, che è quello della privacy. E secondo me c'è una visione un po' distorta
di quello che rappresenta la privacy da parte del singolo cittadino. E vi faccio un esempio. Google ha di recente introdotto una nuova funzionalità che si chiama Smart Reply, una funzionalità molto carina che di fatto, se siamo di fretta, quando riceviamo una mail ci precompila delle risposte plausibili che noi possiamo inviare semplicemente premendo un tasto. Come funziona questo sistema? Google con i suoi algoritmi di intelligenza artificiale o machine learning, in genere per essere più tecnici, legge il contenuto delle mail che ci arrivano, cerca di interpretarlo e cerca di fornire delle risposte plausibili. È una macchina che fa questa cosa. Però di fatto legge il contenuto di tutte le nostre mail. Ora io mi chiedo che cosa succederebbe se domani venisse fuori che, ad esempio, il governo Renzi ha finanziato lo sviluppo di un software, di un algoritmo che leggendo le intestazioni, quindi neanche il contenuto delle mail, le intestazioni delle mail, fosse in grado di identificare potenziali cellule terroristiche dormienti, quindi un intento nobile, diciamo. Succederebbe un putiferio, quindi il grande fratello è tornato, oddio siamo controllati. Questo perché si è venuto a creare un'analogia un po' distorta, dove c'è questa analogia Stato, governo, Stato, che è un elemento di cui un po' tutti dovremmo sentirci in qualche modo parte, come cosa brutta e cattiva. E Google, società americana per cui di fatto le leggi italiane hanno molto poca influenza su di loro, Google, siccome è colorata e buona, è una cosa che non ci potrà mai fare del male, è una cosa assolutamente innocua. Quindi si è venuto a creare un po' questo scollamento fra quello che è la realtà dei fatti nel trattamento dei nostri dati sensibili e quello che è nella nostra percezione. Volevo fare anche una precisazione riguardo a quanto detto prima sulle intercettazioni di massa. Le intercettazioni di massa, contrapposte alle intercettazioni mirate, targeted in gergo, e non significa che intercettiamo tutto di tutti. Significa semplicemente vengono presi dei grossi set di dati che sono riferiti magari a una buona fetta della popolazione e su questo set di dati vengono fatti girare degli algoritmi di intelligenza artificiale non diversi da quelli che utilizza Google alla ricerca di pattern o di comportamenti sospetti che possono generare degli allarmi relativamente a delle persone o a dei gruppi di persone. Poi non è che queste persone vengono prese e arrestate immediatamente, questo qui succede nei film, tipo Minority Report, è una cosa che succede nei film. Nella realtà, invece, vengono fatti, diciamo, nell'ottico, quello che rappresenta l'ottimo, vengono fatte poi delle verifiche manuali per vedere se c'è una corrispondenza nei fatti e un legittimo sospetto per cui magari procedere a un altro tipo di intercettazione mirato, quindi magari all'utilizzo dei cavalli di Troia o altri tipi di investigazione più classici. So che detto così, spiegato in questi termini, è comunque una cosa che fa tremare i polsi, sembra una cosa che fa rabbrividire. Però proviamo a dire in un altro modo. Google, utilizzando un suo incubatore che si chiama Jigsaw, sta sperimentando una feature molto carina che, analizzando i comportamenti degli utenti sul motore di ricerca, su Gmail, su tutti i servizi Google e anche su YouTube, cerca di capire quale persone sono più a rischio di essere reclutate dall'ISIS o di subire un processo di radicalizzazione. E sulla base di questi dati mostra a queste persone video correlati, pubblicità o fa comparire nei primi risultati del suo motore di ricerca dei contenuti che disincentivano questo tipo di affiliazione, quindi dei video contenuti anti-ISIS, per dirlo in parole povere. Ora, di fatto, se provate a sostituire la parola Google alla parola governo in questa stessa identica cosa, mettendo Google sembra una cosa nobile, dice caspita che quante cose belle che stanno facendo dentro Google. Se ci metti dentro la parola governo, dice caspita il governo controlla le nostre menti, i nostri spostamenti, cerca di influenzarci. Per cui c'è un po' questo scollamento, diciamo, fra la realtà dei fatti e quello che è la nostra percezione. Prima di dare la parola a Fabio, hai finito, giusto? Se volete posso continuare. Prima di ridare la parola a Fabio, vorrei sottolineare alcune cose che sono state dette. Se quello che fa Google lo facesse il governo, io questa equazione la farei con molta cautela, perché come ha detto un mio collega, se quello che fa Google, se Google sbaglia a profilarmi, a me mi arriva la pubblicità sbagliata. Se lo fa un governo, non lo Però so per quale fine lo fa. Noi non sappiamo
come vengono utilizzati i dati ecco, che poi Google esatto, raccoglie. Il problema è quando i governi semmai entrano dentro i dati raccolti da Google e è sapere più probabilmente che cosa ne quello americano rispetto però a è il problema che aveva evidenziato ancor prima il dottor Rossi. Noi abbiamo un problema, dobbiamo capire questi strumenti fino a che punto li possiamo utilizzare e, questo, e fino a che punto ci dobbiamo, li dobbiamo bilanciare con i nostri diritti fondamentali, con la nostra riservatezza, con la nostra libertà personale, perché a mio avviso al momento, in questo momento storico in cui la tecnologia è così pervasiva, l'equazione libertà personale e riservatezza e privacy è piuttosto fondata. Non abbiamo la possibilità di sapere fino a che punto siamo influenzati nei nostri comportamenti da ciò che vediamo, da ciò che ci viene propinato spesso, anche se noi non lo cerchiamo. Questo equilibrio chi lo deve trovare? A mio avviso lo deve trovare, o lo trova la giurisprudenza caso per caso, oppure lo trova il legislatore. E qui vorrei agganciare il discorso sulla proposta di legge, che cosa è stato proposto e come si è trovato un equilibrio fra tutte queste istanze. Salve. Su questo tema specifico, cioè l'elaborazione di una policy, quindi di una regolamentazione, di una legge e regolamentazione omnicomprensiva per diciamo, affrontare la problematica della raccolta di informazioni tramite agenti software su dispositivi elettronici, quindi dispositivi cellulari, computer portatili e quello che sarà il futuro anche dell'Internet of Things, lampadine, frigoriferi, autovetture. L'approccio è stato particolarmente articolato per due fattori principali. Questo ci tengo a condividere quella che è la difficoltà nell'ambito della sicurezza, investigazione, cyber security in generale, quando si approccia lo sviluppo di una policy. Prima di tutto ci sono fazioni opposte, ci si trova che in un argomento molto complesso che va a toccare esigenze investigative, esigenze di sicurezza delle informazioni, esigenze di tutela dei diritti fondamentali, ci sono spesso gruppi di interesse, quindi stakeholder, che hanno posizioni ideologicamente contrapposte, quindi riuscire a favorire il dialogo fra tutti gli stakeholder di qualcosa che ha a che fare con consentire il giusto potere investigativo e l'esigenza di sicurezza dei cittadini, preservando i diritti civili, è un primo scoglio particolarmente complesso. Dall'altro lato ci sono delle sincere complessità di eterogeneità di competenze. Nel momento in cui si va a fare a sviluppare una dialettica multidisciplinare dove vengono toccati temi di diritti fondamentali, tematiche di carattere giurisprudenziale, di processo penale, l'impatto che possono avere anche sui servizi di intelligence, tematiche tecniche che possono essere viste tanto dal punto di vista di breve termine quanto di lungo termine, e allo stesso tavolo, sullo stesso obiettivo, dello stesso testo, si trovano questi soggetti che parlano lingue diverse, e riuscire a conseguire un obiettivo è particolarmente complesso. Questo penso che, almeno la lezione imparata nel collaborare con questo gruppo di lavoro organizzato dall'onorevole Quintarelli per la realizzazione della proposta di legge, probabilmente la più avanzata nel mondo, quando adesso sarà presentata a breve, sulla regolamentazione e l'utilizzo della captazione informatica, parte delle maggiori difficoltà che abbiamo veramente affrontato. Ci tengo, guardando il contesto europeo, a dare due elementi di contesto, più che scendere magari nel dettaglio di quella che del tecnicismo giuridico che potrebbe non essere di interesse specifico. Il contesto in cui ci troviamo oggi per le esigenze di sicurezza e dall'altro lato di sicurezza, ovvero diamo del potere a potere investigativo per tutelare la sicurezza dei cittadini e di privacy, quindi tutelare i diritti civili dei cittadini, è quello in cui l'evoluzione tecnologica sotto il profilo della protezione delle informazioni e della protezione dei dispositivi di comunicazione sta procedendo a una velocità rispetto a 15 anni fa incredibile.
Fino a 2 anni fa era impensabile che il più grande operatore di telecomunicazioni nel mondo, Facebook, dopo aver acquisito WhatsApp, abilitasse la protezione delle comunicazioni cosiddette punto punto, cioè dove il messaggio è protetto dal dispositivo emittente al dispositivo del destinatario, e dove anche una richiesta con un diciamo, mandato firmato da un giudice nei confronti di Facebook non consente di acquisire queste informazioni. Fino a 5 anni fa era impensabile immaginare che dispositivi consumer, cioè dispositivi che posso comprare al negozietto di telefonia qui sotto, fossero dotati di tecniche di cifratura e protezione dei dati di avanguardia che 5 anni fa erano disponibili soltanto come dispositivi professionali in ambito militare intelligence. Quindi alcune tecnologie di sicurezza e protezione delle informazioni e delle telecomunicazioni che oggi sono consumerizzate, si dice, quindi a disposizione di tutti i cittadini, fino a pochi anni fa erano appannaggio esclusivo di diciamo, chi ha esigenze di sicurezza medio-alte, quindi un'utenza tipicamente militare, diplomatica o comunque di intelligence e di sicurezza di un certo, diciamo, di un certo spessore. Questo sta accadendo in quella che viene chiamata l'epoca, chiamiamola post-Snowden, laddove gli ecosistemi tecnici e tecnologici hanno infuso un'esigenza nel cittadino di maggior tutela della privacy. La privacy dei dati, dei contatti, della propria rubrica nel proprio telefonino 15 anni fa aveva un valore economico basso. Oggi invece, avendo l'intera digital life di una persona sul proprio dispositivo, questo ha un valore economico alto. Quindi il consumatore finale, cioè miliardi di persone, sono disposti a pagare i produttori che rispondono a una legittima domanda per offrire sicurezza. Questo ovviamente mette poi in difficoltà chi deve operare nell'interesse della sicurezza dei cittadini, quindi col potere investigativo. Il contesto in cui ci stiamo muovendo è il contesto in cui Google, e qui non senza volere dare colpe o meriti, ma è un contesto, sta portando con delle scelte nel dispositivo di accesso alla rete più utilizzato al mondo, si chiama Google Chrome, cioè browser, a forzare entro fine del 2017 tutte le comunicazioni internet web ad essere crittografate. Questo facendo come? Facendo sì che il browser internet, quando si collegherà a un sito non dotato di funzionalità di crittografia, fornirà un messaggio di allerta che nessuno vuole, diciamo, far vedere ai propri visitatori del proprio sito o servizio. Quindi fornendo questo tipo di messaggi porterà entro fine del 2017 ad avere il 99,99% del traffico internet ad essere crittografato. Questo cosa significa? Che il potere investigativo che era precedentemente disponibile magari con uno strumento di intercettazione telematica, cioè intercetto il traffico internet di un certo dispositivo, quindi potere investigativo, quindi esigenza di sicurezza dei cittadini, non sarà più disponibile. Da lì quello che stiamo vedendo e vedremo sempre di più sarà un incremento anche dell'utilizzo degli strumenti di captazione informatica, quindi oggetti software che, inoculati tramite tecniche più o meno sofisticate, vanno direttamente ad acquisire le informazioni sui dispositivi. Qui a livello europeo c'è un livello di caos, se vogliamo, o quantomeno di eterogeneità nell'approccio, profondamente, diciamo, molto variegato. In Germania nel 2008 l'utilizzo degli strumenti di captazione informatica, che sono appunto una frontiera, l'ultima delle frontiere a disposizione per l'intelligence, quando le telecomunicazioni diventano tutte o quasi tutte crittografate, è ovvio che solo lì si può andare. In Germania nel 2008 di fatto è intervenuta la Corte Suprema per indicare che lo strumento della captazione informatica può essere utilizzato solo per ascoltare le telecomunicazioni che vengono fatte a bordo del dispositivo. Quindi faccio una telefonata con Skype installato sul telefonino, la posso intercettare. Se ho un video o un file sul dispositivo non lo posso acquisire. In Inghilterra recentemente è passato l'IP Bill, cioè l'Investigative Power Bill, che attribuisce alle istituzioni preposte alla sicurezza una gran quantità, diciamo, di ulteriori poteri investigativi. Tra questi, diciamo, liberalizza in modo abbastanza, direi, poco sofisticato l'utilizzo dello strumento della captazione informatica. L'Olanda ha adottato un approccio completamente differente. L'Olanda è il primo paese
europeo che in modo esplicito ha regolamentato per finalità di cyber security, quindi ha consentito alle proprie forze dell'ordine di fare quello che è chiamato cross border hacking, cioè nell'ambito della cyber security e intelligence non ci sono confini, i confini noi li percepiamo come territoriali, ma quando siamo, diciamo, utilizziamo la rete globale internet i confini vengono meno. Quindi quando un attacco di tipo informatico piuttosto che una traccia informatica ci porta nei confronti di un sistema informatico che si trova in un altro paese, si pongono tutti i problemi di posso fare la rogatoria, con quali tempi, ma avrò la collaborazione, se si tratta di intelligence lasciamo perdere. E l'Olanda è stato il primo paese europeo che ha consentito l'attività intrusiva nei confronti di sistemi informatici posti all'estero rispetto al territorio olandese da parte delle forze dell'ordine. Per fare cosa? Per acquisire informazioni, quindi i vettori di inoculazione di questi captatori informatici. Ora, a livello europeo vediamo che l'argomento è estremamente sofisticato, la problematica di sviluppo di policy principale è un argomento complesso che richiede attorno allo stesso tavolo persone che parlano spesso lingue differenti, in senso proprio di competenza specifica, e una velocità di intervento che abbiamo grande difficoltà a portare a livello nazionale, figuriamoci in sede europea. Queste sono, diciamo, tutte complessità che volevo condividere rispetto al contesto in cui ci troviamo e rispetto a come ci si può muovere dal punto di vista anche politico. Io ho trovato molto interessante che si sia guardato anche al di là dei confini del nostro paese. Questo è vero per le proposte di legge, è interessante anche guardare la giurisprudenza in altri paesi, che ha dato anche degli esiti abbastanza differenti. Per esempio negli Stati Uniti, noi qui in Italia diamo assolutamente per scontato che si possa fare il cosiddetto pedinamento elettronico, quello a quale ho accennato io, cioè attraverso un GPS, un localizzatore satellitare. Perché facciamo ragionamento di questo tipo, diciamo, ma così come si può fare il pedinamento, così è possibile usare strumenti nuovi e quindi non c'è bisogno neppure in questa materia, neppure di un decreto del pubblico ministero per autorizzare l'uso del GPS, del satellitare per un pedinamento elettronico. Se andiamo agli Stati Uniti, per esempio vediamo che la Corte Suprema americana ha fatto una sentenza importante, United States versus Jones, si trattava di un trafficante di droga che era stato condannato in appello all'ergastolo e si era rivolto alla Corte Suprema, sostanzialmente affermando che l'applicazione di un satellitare sulla sua macchina era, come dire, illegittimo perché era stato adottato dalla polizia senza particolari autorizzazioni del giudice. E qui è singolare che un giudice straordinariamente conservatore, adesso morto, della Corte Suprema, il giudice Scalia, ha accolto la tesi di questo imputato, facendo un ragionamento molto singolare che è interessante. Ha detto: nel nostro paese il diritto alla proprietà, e quindi ha citato le vecchie sentenze in materia di proprietà, è tutelato in modo così rigoroso che anche se qualcuno si appoggia un piede alla staccionata della mia casa, io posso ritenere che stia ledendo la mia proprietà. E allora, nel momento in cui qualcuno si è mosso verso la mia macchina e ha applicato questo localizzatore, in realtà stava entrando nella mia sfera di proprietà e avrebbe avuto bisogno di un mandato dell'autorità giudiziaria perché aveva, come dire, superato il cosiddetto trespassing test negli Stati Uniti, cioè io ho varcato la soglia del tuo domicilio, dell'area di tua proprietà e posso farlo, o lo si può fare nel nostro ordinamento, l'ordinamento statunitense, solo con un mandato del giudice, mandato che in quel caso non c'era, e la conseguenza è stata anche straordinariamente rilevante perché c'è stato poi un annullamento di una sentenza di un trafficante di droga condannato all'ergastolo in sede di appello. Aggiungo un'altra cosa, sempre per guardare anche dal lato dei giudici oltre i confini, cosa assolutamente necessaria, perché tutte queste problematiche varcano i confini ad ogni momento, insomma, no? E quindi, per esempio, la Corte Costituzionale tedesca
è stata già ricordata una pronuncia del 2008, ma ce n'è stata una più recente del 2014, in cui la Corte Costituzionale tedesca, voi sapete che l'articolo 1 della Corte della Costituzione tedesca contiene il riferimento al diritto alla dignità, che si comprende anche alla luce della storia travagliata di quel popolo, perché abbiano sentito di scrivere, come dire, come prima norma un diritto alla dignità del cittadino o dello straniero. Bene, la Corte Costituzionale tedesca, analizzando proprio un caso di uso di questi strumenti così invasivi, ha teorizzato l'esistenza, ha, come dire, creato il diritto. Ha detto: io ritengo che anche se non sta scritto nel catalogo dei diritti, ci sia un diritto del cittadino alla tutela di una sfera, diciamo, di tutta l'area delle sue comunicazioni, delle sue attività nel campo dell'informatica, perché questo è diventato una componente della vita di tutti noi, quotidiana, e quindi questo diritto abbraccia tutto quello che facciamo con l'informatica, attraverso l'informatica, e ha collegato questo diritto proprio al diritto alla dignità. Ha detto: questa è un'espressione della dignità della persona. Quindi sono tematiche, diciamo, estremamente interessanti, su cui tutti stanno cercando di trovare soluzioni, chiavi di accesso, senza che nessuno pretenda, come dire, di avere la verità in tasca. Il punto di fondo è quello che ho cominciato a dirlo io, è stato ripetuto da tutti. Qui è un gioco a guardie e ladri, insomma, no? Cioè, è vero, queste tecniche di captazione sono invasive, ma le tecniche di elusione sono altrettanto raffinate. Allora, noi o accettiamo che, siccome le comunicazioni sono crittografate, possono passare i messaggi dei trafficanti di droga, dei terroristi, della grande criminalità organizzata, possono avere dei canali inaccessibili, oppure entriamo in quest'ordine di idee di regolare con cautela, con attenzione, con una serie di garanzie, l'uso di strumenti che ci permettono di, in questo gioco a guardie e ladri, di risalire al livello, diciamo, che ci permette di contrastare offese. Quindi anche la magistratura italiana non ha mai avuto atteggiamenti, insomma, no, come dire, forcaioli, oppure del tipo: datemi tutti gli strumenti possibili. Siamo forse i primi a sentire l'esigenza dei limiti, perché altrimenti, come ho detto, se si varca questo limite, l'azione diventa intollerabile e non è accettata socialmente, e questo è un dato di straordinaria importanza. Però si sappia che comunque la preoccupazione, a volte l'inquietudine, deve avere dall'altro lato una pari inquietudine. Possiamo accettare che messaggi criminali non siano più ascoltati perché ci sono dei nuovi strumenti criptati, insondabili? Ecco, questo poi è una domanda a cui risponde ogni cittadino, poi risponde il giudice, poi risponde il legislatore, ma è una domanda che sta davanti alla collettività. Quindi io vorrei riepilogare un attimo. Noi abbiamo messo sul piatto diversi argomenti. Abbiamo messo da una parte la sorveglianza di massa, che può essere attuata in diverse maniere: può essere attuata attingendo direttamente da Google, può essere attuata attraverso invece questi sistemi di captazione. O abbiamo poi provato a classificare più o meno quali sono i problemi, i diritti che vengono coinvolti, e da una parte la difesa, da una parte la giustizia, le esigenze di giustizia che comunque devono essere garantite, e dall'altra invece la riservatezza, la libertà del singolo. Sono stati questi argomenti talmente ben sviscerati che io non ci vorrei tornare. C'è, però ecco, ora si parlava del respiro europeo. Posso solo una cosa, sì, su, sì, questi temi, certo, prima di cambiare? Certo. Nel senso che diciamo, l'elemento normativo di cui abbiamo parlato finora è tutto questo insieme di norme e di regolamentazioni crolla un po' nel momento in cui ci si sposta dal mondo della polizia, dei tribunali, al mondo dell'intelligence. Per esempio, questo è un elemento molto delicato, anche ricollegandomi a quello che ha detto Fabio prima. Era impensabile 5 anni fa credere che Facebook avrebbe rinunciato ai messaggi introducendo la cifratura da dispositivo a dispositivo all'interno di WhatsApp.
Ora faccio un po' di fantapolitica, diciamo. Si è sempre parlato tanto che alcune agenzie governative, come ad esempio l'NSA, introducessero appositamente delle piccole falle all'interno di determinati prodotti per ufficialmente dichiarare che questi prodotti sono assolutamente sicuri e cifrati e inattaccabili. E viceversa, a chi avesse a disposizione determinate chiavi di accesso, invece poter bellamente vedere tutto il traffico come se fosse in chiaro. E se ne è parlato a proposito di WhatsApp, come se ne è parlato a proposito di tanti altri elementi, soprattutto andando a guardare il paese di produzione del software in questione. Ora, io non ho nessun elemento per poter dire sì è vero o non è vero che all'interno di questi software c'è una backdoor che è controllata solo a questo punto dal governo americano, quindi tutto il mondo crede di utilizzare una piattaforma sicura, invece un singolo governo che non è il nostro o un governo europeo ha accesso a queste informazioni. Però posso ribaltare la visuale dall'altro lato, dal lato dell'attacco. Faccio un esempio molto banale. Io sono il Dipartimento della Difesa. Un gruppo di ricercatori trova una vulnerabilità, una falla per penetrare all'interno del mio cellulare ed estrarne tutti i dati. A questo punto io che cosa posso fare? Ho due scelte. Devo valutare l'impatto di questa vulnerabilità. O posso utilizzarla per penetrare all'interno dei cellulari dei miei nemici all'estero ed estrarre informazioni per passarle alla mia intelligence, oppure valuto che il rischio che altre persone all'estero conoscono la medesima vulnerabilità e applichino questa vulnerabilità sui miei cittadini, sui miei militari, sugli esponenti del mio governo, sia più rischioso del fatto di poter utilizzare questa capability. Ora, in 15 anni di esperienza non mi è mai capitato di vedere che un governo che acquisisca questo tipo di funzionalità, piuttosto che utilizzarla a danno di altri paesi, la renda pubblica. Questa cosa non mi è mai capitata. Quindi, se a questo punto, in un contesto sia diciamo, di utilità sia etico, il governo propende sempre per privilegiare le capability, le capacità di monitoraggio rispetto a quelle di difesa, a questo punto mi viene da pensare che in alcuni casi sia lecito credere che in alcuni di questi strumenti di cifratura effettivamente delle chiavi di accesso privilegiate ci siano. Non ci sono le prove ovviamente, però si può ipotizzare. Sì, io volevo su questo, sul discorso dell'intelligence, ogni paese fa un po' quello che gli pare, questo è lo stato credo di fatto. Ora io non voglio fare scenari, noi dobbiamo distinguere un po' dal punto di vista, faccio una piccola distinzione, noi abbiamo una protezione dei dati che riguarda i dati che trattiamo normalmente noi, i privati, i cittadini, quelli che noi trattiamo attraverso il codice della privacy, attraverso una direttiva che c'era da prima e che ora verrà sostituita dal regolamento europeo, quindi abbiamo una normativa che funziona soltanto per le imprese, per le pubbliche amministrazioni, per chi non si occupa di intelligence e sicurezza. Poi ci sono delle materie che vengono lasciate fuori dalla normativa europea, dove gli stati non vogliono rinunciare alla loro sovranità, questo lo dico, penso che lo sappiate tutti, però tanto per far ritornare un po' le cose, altrimenti secondo me allarghiamo troppo il discorso. Quindi è chiaro che quando noi parliamo di una normativa nazionale o parliamo di una normativa di rango europeo, ci rivolgiamo a una normativa che possiamo realisticamente al momento porre in essere. Noi, cioè, il lavoro da fare su questi argomenti sicuramente è infinito, cioè, anche dal punto di vista che tratto più io, no? Quello delle imprese, delle aziende che si trovano a gestire i normali problemi di privacy che derivano dalla direttiva e poi successivamente dal codice della privacy. Anche nel nostro piccolo noi abbiamo la difficoltà che in mancanza di una regolamentazione mondiale, perché questo uno alla fine chiede, abbiamo delle difficoltà enormi, magari perché abbiamo un server negli Stati Uniti e non ci possiamo spostare i dati perché è cascato il safe harbor e quindi abbiamo detto che quel spostamento di dati lì non è più sicuro e non sappiamo come fare, allora dobbiamo adottare delle strategie eccetera. Queste sono, cioè, questo del problema della globalizzazione è un problema che purtroppo, per fortuna, riguarda un po' tutte le materie. Noi abbiamo la possibilità di avere tante facilitazioni, abbiamo delle difficoltà, abbiamo normative che erano fortemente territoriali, abbiamo ancora degli stati che sono territoriali. Oggi noi non abbiamo
Non è potuta essere con noi anche la Presidente del Comitato Sicurezza e Difesa del Parlamento Europeo, che sicuramente avrebbe contribuito, la dottoressa Anna Fotiga, che probabilmente avrebbe contribuito sul livello in cui siamo sullo scambio di informazioni. Però oltre all'Unione Europea, quello che volevo dire io è che noi abbiamo un altro organismo importante, la CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quella non combacia esattamente con l'Unione Europea, è un trattato molto più ampio, hanno aderito molti più paesi. E l'anno scorso, mi tornava in mente ora, all'inizio del 2016 e alla fine del 2015 sono state due sentenze importanti, mi sembra, sulla sorveglianza di massa. Una, mi sembra che lì è stato dato una sorta di decalogo, no? Cioè la sorveglianza di massa non si può fare se è pesca a strascico, non si può fare se non vengono date garanzie, non si può fare, questo secondo me è importante e ci riaggancia al discorso anche di Fabio, non si può fare al di fuori di un quadro normativo, cioè di un quadro normativo, della legge, è la legge che deve attribuire i poteri, è la legge che deve attribuire le garanzie, se non sbaglio, era, adesso io vado un po' a memoria, ma era stato questo l'argomento. Se posso solo su questo tema, poi vogliatemi scusare, devo scappare. Un aspetto legato alla sorveglianza di massa che è e può essere attuata soltanto dal mondo dell'intelligence e della difesa, ma almeno nel contesto europeo, non da parte delle forze dell'ordine, dove per sorveglianza di massa si intende ho un tubo in cui passa una fibra o un pezzo di rame e sopra ho terabit di collegamenti, ovvero milioni di persone che fanno conversazioni elettroniche, che siano voce o date sopra, le ascolto tutte e da lì distillo solo ciò che mi serve. Si potrebbero fare e si fanno convegni su questo tema e su quali sono i limiti dal punto di vista etico, anche dalla prospettiva del futuro. Ma un aspetto del contesto che ricade proprio sull'oggetto di questo panel, cioè la collaborazione dell'intelligence a livello europeo e la sorveglianza massiva. Allora, le collaborazioni dell'intelligence a livello europeo esistono su tavoli di raccordo, su delle tematiche specifiche che possono riguardare terrorismo, possono riguardare certi ambiti della difesa e della geopolitica dove c'è un certo raccordo e interesse a livello comunitario. Ma di fatto quelli che sono i tavoli di lavoro del mondo dell'intelligence sono spesso mi permetto di dire, qualcuno me vorrà male, dei tavoli di mercanteggiamento di rapporti fra crediti e debiti fra le diverse intelligence, cioè nel momento in cui allo stesso tavolo sono presenti rappresentanti di intelligence di diversi paesi e taluni hanno dei poteri di raccolta di acquisizione informativa più ampia di altri, è ovvio che saranno disponibili a condividere di più in cambio di quello che sarà un favore che verrà scambiato in seguito, perché funziona tutto così. Di conseguenza, riportando il tema della sorveglianza massiva, quando la Svezia ha la possibilità dal punto di vista legale di fare la sorveglianza, di fare operatività di sorveglianza massiva sulle linee di comunicazione, purché non riguardi i cittadini svedesi, quando la Svizzera ha passato da poco, Svizzera dove passano tantissime fibre di collegamento, in particolar modo dell'Italia verso l'Europa, può fare sorveglianza massiva purché non riguardi i cittadini svizzeri, allora ci troviamo in una prospettiva, e questo diciamo non è alcun modo toccato dalla politica, dal legislatore, ci troviamo in una situazione in cui nell'arco di pochi anni, Inghilterra ovviamente, l'Inghilterra ha dei sistemi di sorveglianza massiva, in cui nell'arco di pochi anni e sempre di più a questi tavoli di raccordo dell'intelligence i pochi paesi che hanno integrato sistemi di sorveglianza massiva si troveranno un maggior livello di crediti informativi nei confronti dei paesi che non ce l'hanno. Questo non significa che dobbiamo spingere per introdurli, tutt'altro, ma questo rispetto ai temi di sorveglianza massiva è uno dei temi, perché poi va a impattare veramente delicati equilibri anche di rapporti fra stati. Ecco, io credo che noi siamo arrivati al limite di tempo che avevamo. Spero che l'argomento vi sia sembrato interessante, spero che abbia dato degli spunti di riflessione e spero che questo dibattito poi prosegua, perché secondo me è un dibattito importante ed è un dibattito che forse dovrebbe coinvolgere maggiormente gli addetti ai lavori. Io parlo degli avvocati, ma penso anche, non lo so, i magistrati se sono così coinvolti, e anche oltre che, ma anche proprio i cittadini che si interessassero di queste materie, perché a me sembra che a volte c'è una sottovalutazione e anche magari un lasciare che siano gli aspetti ideologici a prevalere. Quindi
Io chiuderei su questo, ringrazio tutti per averci seguito. Applausi.